La deve smettere! Questo canale è sponsorizzato da Star Select. Acquista giochi digitali Nintendo con il codice sconto Saidonia. Trovi il link in descrizione. Ciao a tutti ragazzi, qui è Saidonia Chiara accanto a me e benvenuti in una nuova Crowned Dawn Battle. Crowned, e infatti guardate, Chiara, viste le ultime Dawn Battle, si è già portata avanti, si è già messa la corona. Oggi ci sfideremo in modalità metronomo, ma prima di partire voglio chiarire un paio di osette. L'ultima volta abbiamo assegnato per sbaglio il punto al team Saidonia, ma come abbiamo dichiarato anche alla fine del video per via dello scambio prodigioso vinta da Chiara, ovviamente il punto è andato al team Chiara. Detto questo però vorrei anche dire che se Chiara voleva concederla non era per disrespettarmi, ma probabilmente perché era veramente impietosita dal mio stato d'animo. Detto questo, è giusto il fatto che il punto lo abbia il team Chiara, ma quello che voglio dire al nostro pubblico è che questo non è sport, è wrestling, la Dawn Battle, e quindi c'è anche un certo grado di esagerazione narrativa al suo interno. Dunque, di conseguenza, non ero veramente convinto che Chiara mi stesse disrespettando, ma era semplicemente il mio modo di lamentarmi del fatto che ho perso per un crit. Quindi cerchiamo di distinguere le cose tra narrativa e sport. Il fatto che io abbia perso è narrativa quando mi arrabbio così tanto. Il fatto che Chiara abbia vinto è una merda. Andiamo a leggere i nickname che avete scelto per noi. Per Dusclops in parecchi hanno scelto Alone. Perché è rimasto l'unico in campo dopo Ultimo Canto. Grimmsnar diventa Thanos, scelto da Marco Vitale e Signor D, perché era Thanos e ha fatto Ora del Tè. Tra l'altro Marco aggiunge nella sua motivazione, okay, Thanos per Ora del Tè e in omaggio a Bari. Ed Thanos. Mesprit diviene poi Gelone. I'm so Gelone. Scelto anche questo da Indiversi perché ha usato Scagliagelo e Schelogeggia. Inteleon diviene poi RGB, scelto da Blackjack perché prima era Ram e ha usato Prisma Laser, quindi è diventato i colori di One Shot. E come tutti quanti sanno, più colori hai in un PC più è forte. Funziona, è vero. Quindi a sto giro, in teoria, è bravo. Machamp diviene poi No Guard. Dov'è la fregatura? Scelto da Simone Torrente, almeno Saido si ricorda che tutte le mosse usate da e contro di lui non possono fallire. Minchia, mi sento come quando giochi a Exploding Kittens, non ti ricordi dove vai il giro, allora ti metti il collare della vergogna. Questo è uguale. È il mio cono. Della... Sì, è uguale, cioè tipo talmente tante volte ho sbagliato sta roba che me lo devo ricordare con questo nickname, grazie. Politoed in ultimo diviene Anguria, scelto da Matteo Colombi perché è verde e pieno di semi e ha subito parassiseme appunto nella scorsa puntata. Nella mia squadra Miltank diventa Asorotta, scelto da Mimikyu in onore a Hathor. No, proprio lui, proprio da Mimikyu. Proprio Mimikyu in onore a Hathor, divinità egiziana, perché Miltank ha dimostrato di essere una divinità vincendo la partita nonostante l'ultimo canto. È il novero. E poiché Hathor è dea della poesia e dell'amore, e Miltank ha sconfitto Inteleon con incantavoce. Alcremì ha quasi l'unanimità. Diventa Enta. Perché si era Etna. Si chiamava Etna. E quando ho scritto il nickname, ho scambiato le lettere. Hai scritto Enta? Ho scritto Enta. E il 98% dei suggerimenti per Alcremì erano Enta. E ho scelto la motivazione di Anonimo Cavolfiore che recita: le poche volte in cui Chiara sbaglia le vanno rinfacciate. Giusto. E quindi io ho No Guard e Tenta. Il che dimostra che se sbagli tanto o poco non vale un cazzo. Sempre. Comunque te lo devo, sempre te lo devo rinfacciare. Azelf diventa Mammarzo. Scelto. No, scelto da Bass Player Joe. No, perdonami, è incredibile il fatto che questo nick, spostando l'apostrofo, può cambiare di forma. Perché nonostante si sia volontariamente consegnato alla sua fine, si è comunque rimesso in piedi per partecipare a una nuova Dawn Battle. Giusto, quindi mi alzo lo stesso. Esatto. Togekiss diventa Kuro Lili, scritto così. Scelto da Riccardo Ieva perché si è curato un botto. È proprio lei, la magica Kuro Lili. Mi ha fatto troppo ridere
leggere Curolini scritto così. È vero. Ho detto che è lui. Itwan Chan diventa Gigi Good, scelto da Omar Cassini perché ha fatto tripletta e quindi, come Gigi Good ha vinto il ballo, lo Snatch Game e il musical, anche il nostro Itwan Chan ha fatto un colpo triplo, ma è stata comunque sconfitta. Per concludere, Polivrat diventa Sanji, scelto da diversi di voi perché ha usato Mega Calcio, Tropi Calcio e ha una spirale come Sanji. Non ci avevo mai pensato. Meno male che adesso combattiamo. Ci siamo, signori! La musica di Ballino, non è vero, di Olive riecheggia all'interno di noi. Non facciamo discriminazioni, perché ne devono godere solo le orecchie di noi? Siamo nello stadio di Golwick ed entrano in campo Mammarzo e Ente, dall'altra parte Gelone e Nogard. Guarda che abbiamo messo entrambi i Pixies, guarda che abbiamo fiutato le debolezze, perché io sono l'unico debole al Pixie. Io ho cambiato outfit, tu non ti cambi mai. No, puzzo, da novembre 2019. Mammarzo si prepara, gira su se stesso e va di... Onda shock, è un po' male fa, eh. Meno male che non si è gustato. Gelone si prepara, code in aria e si va di batti terra. Ah, comunque la soddisfazione col Pimi Machamp ce l'ho, fortunatamente. Benissimo. Enta si prepara, agita i diotne e va di inquietantesimo. Che è super figato. No. Nogard si prepara e va di divinazio. Ottimo, perché io ho due Pokémon, uno psico e un lotta. Si può usare la stab sullo psico oppure fare cacare e usare la mossa psico sul Pokémon lotta. Mua. Ma Marzo si prepara e sarza e va di... Spora. Che fa spora? Rompe le palle proprio, cioè ha questo effetto, addormenta e per tre turni rompe le palle. Gelone si prepara, ti prego, ho bisogno di vincere oggi. E le danza, tra l'altro ci siamo scordati nell'introduzione iniziale di dire qualcosa di fondamentale, che è una nuova regola che abbiamo deciso di inserire prima di questa registrazione. Da oggi, per sempre, quando il divario delle due squadre è maggiore o uguale a 5 punti, la squadra perdente acquisisce 2 punti, anziché 1. Se io oggi vincessi, quindi andrei a meno 3, anziché a meno 4, però poi ovviamente dal meno 3 ricomincerei ad acquisire solamente un punto. Gelone si prepara, Y posa e va di... Ragazzi, dopo le danze è bueno, eh! Dopo le danze è bueno! Ma Marzo si prepara, Swipity e va di... Sciagura. Penso che rompa il sostituto. È super efficace, ragazzi. Enta is ready. Ditone qua e va di... Affanno seme che mi toglie levitazione. O no guard. Incredibile, me l'hanno chiamato no guard e non ha più no guard. Vedi? Vedi? Adesso non può dormire, ma sta dormendo. E quindi si sveglia. Su richiesta di molti di voi, oggi condividerò i miei migliori consigli per svegliarsi presto al mattino. Consiglio numero 1, dormire fino a tardi, fatelo, non c'è niente di male. Gelone si prepara, è aggressivo e va di cozzata Zen Stab. Buono, su al crimi. No, è andato su Azer, si è visto. Vabbè. Tentenno? Oh! Nogard si prepara, qua, e va di pestone. Buono il pestone. Questo è un bel danno su chiunque. Ma Marzo si prepara, è nel lago giusto e va di... Aia. No burn, 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 no Terra in pesta, quindi adesso mi prendo il danno del burn e il danno della terra in pesta. Ragazzi, però bisogna vincerne uno ogni tanto. Cioè, non è possibile prendersi onda calda crit burn. Cioè, vi rendete conto del problema che sto affrontando nella mia vita? Su Azelf, Dio madonna! Vabbè, è morto della sua stessa terra in pesta. Poi probabilmente sono prossimo, però. Godone. La prima kill è nostra. La prima kill ce l'hai. Infligge danno a Nogard che non ha Nogard. Adesso penserò ah, Itta! E invece no. Entra in campo Sanji. Ma Marzo si prepara. Spero che
l'apostrofo sia nella parte giusta. Riempi guance. Si busta la difesa più 2, se non sbaglio, mangiando la vacca. Sanji è carico, flexa e va di solo al raggio. Non penso farà troppo male. Ecco, vediamo un po'. Secondo me non muoio adesso, muoio al prossimo. Anzi, senza secondo me. Guarda lì. Su Mesprit anche questo. Ok, il niente mi fa. No Guard è pronto. E va di doppio team. Ma non adesso. Però adesso attacca per primo. No, doppio team è illusione. No, quella è agilità. È perché è la stessa animazione. Poggo. Serve un po' di luce e colore in questa lotta. RGB. Ma Marzo si prepara. Secondo me è il momento di andare. E va di colpo coda su Inteleon. È fastidioso. Meno uno in difesa. No Guard evita l'attacco, attenzione. Meno uno in difesa su un Pokémon fragile. RGB si prepara. Punta il Scooper e anche il Liquidator. Le streghe cavalcano, le streghe cavalcano, le streghe. Stiamo facendo, credo, una mossa d'attacco ogni 5. Sanji si prepara, chicco destro, chicco sinistro. Doppia ala, non su Inteleon, ti prego. Va bene così, va bene così. Tanto era destinato a morire. Ok, qui andiamo nel giallo. Entra in campo Alone, che mette la pressione. Ma Marzo è carico e va di Giga, non su Inteleon, ti prego, ti pago. Ok, meno male. Crit? No, semplicemente Dio. Sanji si prepara. Altra flexatina, ti prego non mi spennare Inteleon. E mi mangia la bacca. Alone si prepara. Agita il dietone all'insù e va di geocontrollo. Dai, fai un po' di Xerneas al turno prossimo. Dai, geocontrollo è buono. Via la sabbia. Ma Marzo il prepara. Dito il linsù. Maledizio, che però non è... No, è su un tipo... Oddio, è diventato di tipo spettro e ora usa la maledizio. Maledizione che t'ha incontrato. Maledizione quando tu fai mega lo che dici tu. Maledizione... Ammazzatelo! Tanto non cambia niente, ormai l'ha lanciata. No, Bimbi, no. No, 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 no. Tra l'altro su chi l'ha lanciata, credo su Dusclops, che ha fatto geocontrollo. Perché ce l'ha di fronte, credo. Capite bene che non posso prendere la terza kill. Quindi, frusta di fuoco. Su Inteleon. No. E il fatto che sia finita così anche la scorsa Dan Battle mi fa riflettere molto. Entra in campo Thanos. Ma Marzo si prepara, è un aliante. E va di... Getta guscio più 2 attacco speciale più 2 difesa speciale. Più 2 velocità più 2 attacco. Sto coso deve morire. Gli studi suggeriscono che potremmo perdere una importante fonte di calcio quando gettiamo il guscio. E anche a 8 PS. Quindi... Che con me vuol dire tutto e vuol dire niente. Botta su Azel, per favore. Con me, come vedi, vuol dire tutto e vuol dire niente. No. Sanji si prepara, fai una mossa d'aria che colpisce tutti. Dai, dai, fa ridere, divertente, tuono shock, non su Inteleon, ti prego. Lo sta dicendo anche questo, per favore. No, par, per favore, anche quello è importante. Thanos si prepara e va di entomo blocco buono su Azel, lo tiriamo giù. Tutti e due. Posto, non mi ricordavo fosse aria. Posto, ragazzi, okay. Quel coso poteva trebbiarci la squadra. Siamo 2 a 3, è fattibile, la possiamo gestire. Qualcosa che non diciamo da troppo tempo, la possiamo gestire, signori. RGB, l'ho detto, si prepara, scudo acido. Riprende la difesa e va più 1 addirittura, perché è più 2 questo. La possiamo gestire. Perché non ho smesso di dirlo? La possiamo gestire. Entra in campo Gigi gode, io gode poco. Thanos si prepara. Agita, Fukaz, palla ombra. Guarda com'è ombrosa questa palla, incredibile, piena di oscurità. RGB si prepara, sto impazzendo, ho bisogno di vincere. Pancham. Bene, bene o male male, siamo a più 6. This is the dance of the Pokémon and Battles.
Bene bene o male male siamo a più 6. Non ti permette di ammazzarmi e rompere i miei sogni. Gigi gode, si prepara. Agita il godone all'insù e va di retromarcia. Fa piano. Gigi gode, ha goduto fin troppo. E quindi via. Entra in campo pure Lele. E Sanji fa il metronomello. E attraverso tal metronomello fa... Molto bene. Molto bene. Oh, RGB a più 6. RGB a più 6. Let's go. Oltraggio! Questa è una kill. A più 6 è una kill, secondo me. Dai, let's go. E rimango loccato su una mossa fisica. Let's go! Let's go! Let's go! Loccato! La possiamo gestire con i colori dell'arcobaleno! Tatakau shika nō no nai katou seibutsu no saiyajin san ne. Culo Lily, non ti permettere, Dio Madonna, faccio una campagna, ti fa arrivare zero sub questo mese. No, Culo Lily, no, Culo Lily, Gigi non gode, go, Culo Lily. Allora, bene perché penso sia un'altra kill questa. Go, Gigi godo, go, Gigi godo, sì, il trebino, sì. Potevi farne un altro, ma vabbè, non mi lamento. Ok. Adesso mi sono confuso con oltraggio, il che significa che in Teleon, se si dovesse colpire da solo, si tirerebbe il cazzotto più forte mai visto nella storia di Pokémon. RGB. 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 Una bella mossa fisica. Si ammazza culo Lily. Si rimane solo contro Atorotta. Atorotta è pronta. E va di... Questo è super efficace. Va bene, preferisco, preferisco, sinceramente preferisco. Culo Lily è carica. E va di... Stab. Grande Anguria, prendi tutto te. No, il cazzotto più forte del mondo. È la roulette russa. Ok, ci siamo, andiamo. Buono un culo questo. Questo vuol dire che se mi colpisco da solo mi ammazzo definitivamente. Ma buono un culo. Buono maledizio. Meno 1 Vel più 1 Atk più 1 Def. Buono perché siamo in endgame. Maledizione quando tu tuo vincere sempre tu. RGB non è più confuso e questo è buono. E il picchio, 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 il picchio. Il picchio. Bravo. Adesso sono di tipo folletto. RGB si prepara. Una delle tante mosse fisiche che il gioco Pokémon ti mette a disposizione. Brucia tutto. Tra l'altro colpisce anche lui. Ah no, no, ok. Però ti brucia la bacca, vero? Godone. Godone, godone, godone. Atorotta si prepara. Manine. Entra falce cannone, ragazzi. Bene, perché lì avrebbe ucciso e paralizzato. Va bene così, ovviamente finisce il sostituto, ma ci sta. Ittato falce cannone... Al solito, vabbè. Culo Lily si prepara. Agita i piedotti. E qui c'è una kill. Si cura ovviamente Culo Lily. Crit. Questo è crit. Per un crit. Si riperde per un crit. Si riperde per un crit. La deve smettere! Attacca! Si è preso crit su un polito da 100 PS a più 1 di difesa. Il che significa che il danno è aumentato e bypassa il più 1 in difesa che avevo. Che cazzo vi devo dire? No? Io, a voi, alla fine di questa sfida, cosa vi racconto? Che, se detto prima della narrazione, cosa vi racconto? E il fato, e la sfiga, e la dea bendata, e la dea madonna.
c'è anche quella, oltre al Dio Madonna c'è anche la versione femminile, come nei Pokémon puoi scegliere tra due personaggi, quindi il Dio Madonna una parte e Dio Madonna l'altra. Quindi io che devo fare? Cosa mi devo inventare? Se dico che la gestisco, poi non la gestisco. Se non dico che la gestisco, poi non la gestisco. Se dico che la fortuna ci riderà, poi non ride. Se dico che non ride, effettivamente lo fa. Cosa mi devo inventare per portarmi a casa un punto? Ve lo dico io cosa. Andiamo su Metacritic e vediamo lo user score di Pokémon Spada e Scudo. Eccolo, lo avete adesso in sovrimpressione. Noi non vogliamo vincere questa stagione, perché è basata su giochi non graditi dal pubblico, e noi ci teniamo all'opinione del pubblico. Vogliamo che questa stagione sia ricordata come l'unica stagione vinta dal Team Chiara, e anche quella sui peggiori giochi Pokémon mai esistiti. Chiunque abbia dato dall'8.5 in su a questi giochi non capisce un cazzo. È arrivato il momento di scegliere i nickname per le nostre squadre. Se questo video vi è piaciuto, siete delle merde. Inoltre mettete like, però innanzitutto siete delle merde. In descrizione, oltre a Star Select, avete TT, il nostro sponsor di fiducia, che vende magliette a tema anime, serie TV, ma anche i videogiochi, quelli belli, non quelli col Metacritic di merda. Con il codice sconto Giovannone avete un euro di sconto su ogni acquisto. Gli appuntamenti di oggi al solito sono due, ma con un twist. Ci vediamo alle 5 con Safe Zone. Come quando stai per vincere e poi ti crittano, con un twist. Se vuoi ti regalo il punto. No. Però la prossima volta, se vinci 5 punti. No, no, sempre 2. Oggi pomeriggio alle 5 ci vediamo con Safe Zone. Ma alle 9.30 c'è il consueto appuntamento con le ame. Ma il le twist amo. Qual è? Le oma. No, sempre ame. Comunque ame. Ricordati che sei ospite. Ah, sono ospite delle ame. Certo che va sei bene. Ospite. Questa sera alle 9.30 sul nostro canale Twitch ci sarà un'unione di format, e quindi potrete vedere le ame, che saranno ospiti qui di persona a casa nostra, cimentarsi in un pack opening perché lui non sta trovando un cazzo. Esatto, cioè, allora praticamente io condurrò il pack opening, ma loro aprono, perché io ho bisogno di trovare una carta buona delle tante che questa espansione offre. Ma come vedete non è caso mio, cioè io posso fare le teorie, posso fare i video, posso fare gli streaming, Dark Souls me la cavicchio, ma ecco, ave fortuna. Da Saidoni e Chiara è tutto, e questo video si autoconcluderà in 3, 2, guarda, sono proprio i punti che prenderò, 3, esatto. 2, 1, è la progressione, è sempre stato questo, foreshadowing.